Buongiorno a tutti, questa è la prima edizione del nostro TG Studenti del Giolitti Belisario Paire di Barge e Mondovì. Per il nostro istituto questo diventerà un appuntamento settimanale per raccontarvi attività e progetti. Apriamo dunque con un saluto alla nostra dirigente Donatella Garello, intervistata per noi da Duan Zaz. Questa è la prima puntata del nostro telegiornale e le chiediamo un saluto alla nostra comunità scolastica Giolitti Belisario Paire. Intanto mi felicito con voi per questa iniziativa che ho desiderato e che già è stata quasi realizzata. Mi fa molto piacere e un saluto davvero cordiale e i miei complimenti vivissimi con l'augurio di fare bene e che questo progetto vi insegni qualcosa. Bentornati in studio e adesso il servizio di Sana Mazzuf e le interviste di Greta Peano dall'Aula Magna del Giolitti per un incontro molto interessante per noi studenti. Il Giolitti Belisario Paire di Mondovì diventa pioniere nel connettere scuola e lavoro grazie a una collaborazione con Confesercenti di Cuneo. L'istituto ha lanciato un progetto per preparare gli studenti a un futuro professionale ricco di opportunità durante un evento significativo. La dirigente Donatella Garello, davanti al triennio dell'IPC Belisario e a tanti imprenditori locali, ha sottolineato l'importanza di unire formazione teorica e pratica. Il progetto, che inizierà dal prossimo anno scolastico, punta a sviluppare competenze direttamente utilizzabili nel mondo del lavoro, coinvolgendo attivamente gli studenti in un dialogo costruttivo sul loro futuro professionale. Allora, per quanto riguarda il progetto di oggi, che devo dire che sono molto felice dell'iniziativa che è stata assunta dai vostri docenti, su ispirazione anche mia, per intrecciare sempre di più il mondo della scuola, la nostra quotidiana didattica, con il territorio, con gli attori presenti sul territorio che possono essere individuati come soggetti utili alla vostra formazione il più completa e ampia possibile, che contenga in sé degli elementi che possano sviluppare in voi delle capacità poi applicabile sul medio e lungo periodo nella vostra ricerca di lavoro, quindi per la vostra futura professione, ma non solo per questo futuro, anche proprio per uno sviluppo già oggi come studenti e studentesse di competenze che andate ad acquisire. Volevamo chiedere di parlare di questo progetto che... Allora, questo progetto nasce in sinergia con i vostri insegnanti e sostanzialmente ci sarà un team di nostri imprenditori che vi racconteranno le loro storie, dove loro sono partiti. Sono partiti inizialmente qualcuno, aveva già le idee chiare, per cui ha fatto la scuola superiore, successivamente ha fatto l'università e è diventato avvocato e quindi ha un'esperienza in questo settore. Altri invece hanno raccolto quello che era il loro contesto storico, quindi le imprese dei loro genitori, hanno portato avanti le imprese dei loro genitori, come il nostro presidente Giuseppe Bonetto, che il papà aveva le Terme Reali di Valdieri e lui sta portando avanti questo. Successivamente lui ha creato anche le imprese con l'acqua termale e poi ha creato anche una torrefazione di caffè aprendo dei bar in Cuneo. Quindi sono tutti imprenditori i nostri che si sono inventati da soli. È fondamentale che comunque gli studenti in questo ambito possano comunicare, imparino a comunicare, a presentare dei curriculum per diventare dei buoni dipendenti e dei buoni imprenditori, o dei buoni imprenditori a seconda della loro scelta. Dei buoni dipendenti conoscendo tutte le regole dello statuto dei lavoratori, quindi sapendo fino a che punto possono arrivare e fino a che punto possono interfacciarsi con i propri datori di lavoro. Bellissimo questo progetto perché comunque secondo me è una crescita personale per tutti voi studenti e la comunicazione non va mai sottovalutata, soprattutto in un'era in cui abbiamo vissuto il Covid e quindi ci siamo sempre interfacciati attraverso telefonini e attraverso un portale internet. Adesso è ora di nuovo di allacciarsi, guardarsi negli occhi e continuare e andare avanti, conoscere le persone che abbiamo davanti. Spazio alle good news. Primo giorno di Arianna Filippi, ex studentessa del nostro alberghiero Giolitti di Mondovì, al Cavallino, ristorante della Ferrari di Massimo Bottura.
lo chef dell'Osteria Francescana 3 Stelle Michelin, miglior ristorante d'Italia 2024 e per 2 anni miglior ristorante del mondo. A soli 20 anni Arianna è già aiuto pasticcere in una cucina di alto livello per un marchio prestigioso come la Ferrari e con un team di primo livello. Studenti dell'alberghiero di Mondovì e di Barge si sono ritrovati a Fossano per una gara organizzata dall'Associazione Cuochi della Granda, voluta dalla Coalvi. La competizione prevedeva la preparazione di una battuta al coltello classica e una rivisitata, successi e premi per Jon Stratut, Umberto Canale e facciamo le congratulazioni anche agli altri concorrenti del nostro istituto, cioè Vittorio Troppiana, Simone Nicoletto ed Enrico Ghione. Dell'alberghiero di Mondovì e Daniele Della Sala dell'alberghiero di Barge. Nuovo trattore e nuove dotazioni professionali all'agrario di Mondovì grazie al PON Green Digitale e grazie al progetto didattica laboratoriale avanzata finanziato dalla Fondazione CRC di Cuneo. Abbiamo potenziato il laboratorio di chimica e fisica dell'ITA con nuovissime attrezzature. E prima dei saluti vi ricordiamo i nostri Open Day. Vi aspettiamo in presenza presso le sedi dei nostri istituti a Mondovì e a Barge per conoscere tutti i percorsi di studi. Istituto Tecnico Agrario, Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, Quadriennale Professionista di Cucina e Pasticceria nella filiera agroalimentare sostenibile, Professionista dello sport, dell'alimentazione e della promozione del territorio. Istituto Professionale per il Commercio. Prenotazioni sul nostro sito web, vi aspettiamo. Grazie per l'ascolto e arrivederci e alle prossime edizioni.